a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Siamo ancora io e Matteone e stiamo ancora proseguendo l'Italy Food Porn Tour 20 regioni in 20 giorni. Oggi siamo in Molise, più precisamente in questo momento a Campobasso. È domenica e stiamo facendo un'estrema fatica a trovare dei posti dove mangiare perché pare sia tutto chiuso. Questo è il centro storico ed è tutto completamente chiuso. Ma comunque in questo video ci sarà del grandissimo e sano food porn, quindi preparatevi. Abbiamo trovato un locale molto molto carino che si chiama Osteria Cannavina. Se magna. Iniziamo con gli antipasti e stiamo andando così con una selezione di salumi tutti quanti locali, ragazzi. Abbiamo prosciutto crudo, distratto. Una salsiccetta normale, una ventricina, una salsiccetta al tartufo e una coppa. Questa la chiamiamo l'onza Roma, comunque assaggiamo. La prima cosa che voglio assaggiare ovviamente è la salsiccetta al tartufo. Buona, non molto tartufosa, però buona. A questo punto assaggiamo la classica e vediamo la differenza. Per assurdo questa è più buona. Ragazzi, assaggiamo anche la coppa. Questa è buona. Qualca, qualca. Così non si sente il grasso. Una paura. Prosciuttino taglia. Anche questo molto buono. Ma di tutto quanto forse la cosa più buona è lei. La coppa. Andiamo con i primi e abbiamo una pappardella al ragù di cinghiale. Guardate che bella. E qui, Matteo, questi sono fazzoletti, ricotta, zucchine, fiori di zucca e porcini. Madonna che belli. C'è un aspetto veramente veramente fantasticoso. Ma tutte e due, Dio, forse la scelta di prendere questi d'estate, Sei un po' pazzerello. Sì. Beh, Matteo, te ne mischi. Molto buoni, la pasta è fatta in casa da loro, lo sapevi? Fanno tutto quanto loro, Sei soddisfatto? Sì. Assaggiamo questi fazzoletti. Mio Dio, sono buonissimi. Qualcosa di pazzesco. Il porcino è un ottimo porcino. Sa veramente di fungo. C'è una crosticina sopra veramente fantastica. Le zucchine si sono praticamente sciolte. Questa sfoglia che è evidente che si fanno a mano da solo. C'è lo spessore giusto, che è nel mio. Riesco a mangiarla, non è né troppo alta né troppo bassa. Pazzesco. 9 e mezzo. Sto per assaggiare le pappardelle al ragù di cinghiale, ma ovviamente ho la maglietta bianca, come il mio solito. Usiamo delle precauzioni, delle protezioni, ragazzi. Io non sono un appassionato di cinghiale, ma questo cinghiale, Matteo mio, veramente buono. E la pappardella, bella ruvida, si sente artigianale. 3, 2, ho finito il fazzoletto. Abbiamo terminato qui da Osteria Cannavina e devo dire che per essere stato un incontro, è stato un piacevole incontro, ci è piaciuto molto. Tutto quello che abbiamo mangiato è venuto, compresa di acqua e coperto, 34 euro. Noi ora andiamo a fare il check-in nel bed and breakfast, che fa un caldo boia, e poi cerchiamo di capire se almeno nel pomeriggio apre qualcuno e riusciamo a mangiare delle cose. Però alle 7 abbiamo già prenotato in un posto molto molto carino, molto molto fiscioso. Dopo un ottimo riposino di tipo un'oretta, un'oretta ci siamo riposati, siamo venuti a due passi dal centro da YoGold. Pare che verso le 4:30 di domenica aprono tutti quanti, quindi forse devi dare un po' di tempo per svegliarsi dopo il sabato sera dalle ore. Può essere che qua stanno fissa col sabato sera e quindi la domenica mattina dormono. Entro a ordinare delle cose. Raga, prova di gravità, cereali, Smarties, panna, amarene. Tra 3 secondi è sciolta. Già lo so, vanno 1800 gradi, ma è bellissima. Ma qui, ragazzi, abbiamo lei, la crepe ripiena di Nutella e di un sacco di roba che ora vi faccio vedere. E sopra, mini cookies, crema crunch al pistacchio e gelato. Gelato Kinder e gelato crunch al pistacchio. Sto godendo e lei si sta sciogliendo. Io godo e lei si scioglie. Ragazzi, questa crema al pistacchio è buonissima. E questa coppa mi ricorda l'infanzia, perché non ci potrei fare del male. Ma potrei mangiare veramente tutto. Ma questo è il momento della crepe, ragazzi. Che bello impasto sta crepe. Nel complesso veramente una crepe congelato da 10. E non mi stanno pagando per dirlo. Ma è anche buono. Per me il tour può finire qua. Io mangio tutti e due e mi sento male. Ci siamo fatti una passeggiatina di... Quanto ci siamo messi? Un'oretta.
di un'oretta e siamo a Termoli sulla costa. Ed è proprio per questo che io non l'ho chiamato Campo Basso Food Porn, e non solo perché non l'avrebbe visto nessuno. Sono venuto a provare un locale anche sulla costa. In serata proverò anche un altro locale qui, e quindi vi faccio vedere dove mangiamo stasera. Come vi avevo promesso, è un posto pescioso. Siamo appena arrivati da Ittico al borgo antico di Termoli. Ragazzi, iniziamo così con una frittura di patatine e calamari con scampi. Cioè, ma ti rendi conto del livello? Normalmente si fanno coi gamberi, qua li fanno coi scampi, stanno proprio OP. E poi, guardate che spettacolo, questo panino, tartar di tonno marinato all'arancia, insalata di pomodori, cetrioli, cappero e stracciata. E poi, ragazzi, un polpo nauta, guardate che spettacolo, polpo grigliato, crema di patate, spinacino, eccolo. Mamma mia, raga, che top. Assaggiamo questa frittura di calamari e scampi. Il calamaro fatto bene. La verità è che non so come mangiarlo a mani nude proprio. Lo vedete su D-Max a mani nude nella palude? Dovrei fare una serie chiamata a mani nude nel food porn. Se questo video arriva a 5.000 like, faccio un video dove mangio solo con le mani per 24 ore. Fammelo sapere. Ok, assaggiamolo. No, è tipo freschissimo. L'insalata di pomodori e cetrioli spacca di brutto nel panino. La stracciata poi è fenomenale, sarà che saremo a due passi dalla Puglia. Per non parlare del tonno, che è freschissimo, si sente. Questo pane è veramente buono. Veramente pazzesco sto panino, raga. Polpo e patate, classico. Polpo e patana. C'è pure lo spinacino. Diventi forte forte, va. Guarda qua, guardalo, guarda come si gonfia. Lo spinacino, guarda come si gonfia sta amico. Com'è? È buonissimo. È buonissimo. Ha provato? Il polpo è buonissimo. Cotto bene? La crema di patate? Avresti preferito la patata intera o così a crema ci sta? Preferisco sempre la patata intera, però... Sei veramente un porcellino. Stiamo abbandonando Ittico con grande dispiacere. Ci è piaciuto veramente veramente un sacco, di panini di pesce ottimi e la frittura era veramente fantastica, ma dobbiamo abbandonarlo perché la giornata sta volgendo al termine. E vi lascio il link della pagina Instagram del locale in descrizione. E stiamo andando in un posto a mangiare una cosa interessante. Siamo da Il Borgo, ristorante tipico di pesce, perché dovete sapere che a Termoli si mangia pesce e dicono si mangi incredibilmente bene. E quindi che fai? Becchi un ristorante che fa tipicità di pesce e ne provi? Sei pazzo, sei pazzo. Iniziamo con gli antipasti. Dici qui che ci abbiamo, vai. Allora, sgombro con cipollina stufata in agrodolce, peperoni arrostiti con pescatrice, insalatina di polipo, caponata di melanzane con merluzzo e scicillo, polpettina, cacio, uova e pane. Qui ce ne abbiamo altri tre. Cacio, uova e pane. Ragazzi, ovviamente abbiamo scelto noi di fare una cosa molto molto mini perché siamo strapieni, scusate. La prima cosa che andrò ad assaggiare è un cecillo. Fammi capisse, eh? Che io ho altri 20 giorni davanti e posso zozzare tutte le magliette e poi quando torno a casa devo buttare. È molto buona, non è bollente, cioè è tiepida, è calda, caldina. Molto buona. Assaggiamo l'insalata di polpo. Bella saporità, il polpo ha mantenuto il suo galletto, la carotina ci sta, non è invasiva, c'ha una bella marinatura con l'aceto, devo dire, approvata, ma ora sono curioso di assaggiare lo sgombro con le cipollette. Porca vacca, abbiamo ordinato un primo particolare, se mantiene il livello dell'antipasto, credo che abbiamo fatto bene a fare un'altra cena. Abbiamo qui con noi il cavatello, ragazzi, guardate che bello, fatto nel coccio. Matteo, metti una mano vicino, facci vedere quanto è grande, cioè guardate quanto è grande, si gigante, fatto con i frutti di mare. Ma leva sto cucchiaio, mi fai fare le foto, scusa, non puoi mangiare subito. Guardate che bello, ma come fai che c'è ancora fame poi, scusa? Io sono un po' senza fondo, sai. Sei veramente top, sì. Vai, porcellone d'oro. Sembra una terapia sperimentale così. No, che roba, raga. Vai, fatti sto piattino, bello. Ho detto piattino, sì. Vabbè, carma, devo farne mangiare un pochetto, eh. Ragazzi, assaggiamo questi cavatelli. Ma come fa a mangiarli? Ah, oh, per sì, mortacci tua. Ma questo è matto. Ma fanno 1000 gradi. Morto sono buoni, però. Mi sono cotto il cervello, probabilmente. Ok, si sono un po' freddati e quindi possiamo assaggiarli di nuovo. Comunque, per chi non lo sapesse, i cavatelli sono un formato di pasta tipico di questa regione, quindi del Molise, che poi si sono un po' espansi in giro per tutto quanto il sud e il centro Italia. In questo caso ce li hanno fatti in un coccio, quindi un tegame di coccio, per l'appunto, con frutti di mare. Abbiamo scampi, gamberi, cozze, vongole, pomodorini, i peperoni, che sono un classico frutto di mare, e le pannocchie di mare, quelle sono realmente di mare, e niente, sono molto molto buoni. Forse d'inverno li avrei apprezzati di più, ma sono comunque buoni. La cena è terminata qui, ci è piaciuto molto, devo dire. Per essere al centro avremmo potuto rischiare di pigliare una bella sola, invece era molto buono, ci avevano consigliato bene. Però questo tour non finisce qui, perché io dall'inizio del nostro Italy Food Port Tour non ho fatto un solo video
un solo video con meno di 5 locali. E quindi la colazione di domani mattina ve la omaggio. Noi adesso ce ne torniamo a Campobasso perché abbiamo il bed and breakfast lì. E domani mattina vi faccio vedere che colazione ci facciamo. Ma non la facciamo né a Campobasso né qui a Termoli. La facciamo in un'altra città del Molise. Così. Per dire. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi finalmente da quando è iniziato il tour ho dormito circa 8 ore. Siamo ad Isernia e stiamo per fare colazione al bar pasticceria La Fenice. La nostra colazione di oggi è composta ovviamente, Matteo, ovviamente da due ragostine. Peccato per lo spaghetto che non è arrivato. Tristissimo. Badum. Crema chantilly e pistacchio. E qui abbiamo due cornetti fatti da loro. Dicono che sono molto molto forti nei cornetti. Ed è questo il motivo per il quale siamo noi di qui. Cornetto con la crema di pistacchio, cornetto con la Nutella. Assaggiamoli. Ciao ragazzi, faremo colazione in questo momento. Aragostino e pistacchio. Vai, spaccata. Interessante perché non è crema di pistacchio, ma bensì credo una crema chantilly con pistacchio. Ottima scelta, amici della Fenice, ottima scelta. Molto croccante, leggera, la crema chantilly dentro è buonissima. Mattia, ne prendiamo un'altra. Andiamo a spaccare questo cornetto al pistacchio. Bello sfogliato, bello pistacchioso. Porco due, guarda qua. Oh! Vacca vacca, è veramente, veramente buono. Sfogliato fuori, morbido dentro. La crema pistacchio è fantastica. Allora, ragazzi, la colazione è terminata. Siamo rimasti veramente, veramente soddisfatti dei cornetti. Ufficialmente il nostro Molise Food Port Tour termina qui. Però devo dire che il Molise è veramente, veramente un posto bellissimo. Esiste ed è pieno di verde. Un posto dove le persone sono tranquille. Un posto dove le persone sono rilassate. Dove, anche se non me lo aspettavo, c'è un bel mare. Spero che il video vi sia piaciuto. E se non vi è piaciuto, come al solito, è un problema vostro perché siete dei pazzi. Anche Matteone vi saluta. Ciao. Ok, ciao anche a te. Lasciate un like, condividete il video con gli amici, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché stiamo prendendo la macchina per andare in Abruzzo e il Pescara Food Port Tour, ragazzi, sarà qualcosa di epico. Lo so, lo dico ogni volta. Non devo dire questo. Lo sai perché non devi dirlo? Pescara Manzia.